9 gennaio 1944. Solo oggi mi è possibile dare mie notizie. Sto bene, sono qui come lavoratore. Scrivete spessissimo e dettagliatamente. Allo zio Eugenio, che spero bene, dite che qui nidificano le oche selvatiche. 25 marzo 1944. Tenete annotato tutto quello che scrivete e ricevete, così vi saprete regolare. Sto bene. Vita molto dura, 12 ore al giorno di macerie. Per riportare a casa lo scheletro, qui occorrono protezione di Dio, fisico robusto, cuore e sistema nervoso molto saldi. Quello che ricordo era il padre della signora Mai, che veniva a trovarci di notte portando dei pacchi e ci portava da mangiare, ci portava del bestiario, a suo rischio e pericolo, perché qui era un grossissimo rischio. Aiutare degli ebrei era una cosa terribile.